Il teatro può diventare anche una terapia. Oggi a Trani lo dimostrate. Sì, è una disciplina particolare in realtà. Certo, genericamente il teatro può anche essere una terapia, ma la teatroterapia è proprio una disciplina particolare. Esiste una federazione ed è, diciamo, riconosciuta anche come professione, quella di teatroterapeuta. Quindi l'intento è in questo convegno quello di diffondere questo tipo di informazione e di cultura attraverso, come dire, quello che ci diremo stamattina, mentre nel pomeriggio faremo proprio dei laboratori pratici, perché comunque il teatro, ma anche la terapia secondo noi, sono qualcosa di pratico, non tanto di teorico. Innanzitutto sono rivolte sia ad utenti che hanno particolari disagi, ma in realtà sono rivolte a tutti, perché comunque chiunque può intraprendere questo percorso, sia come operatore, sia come utente. Che benefici traggono i vostri pazienti? Beh, sicuramente un'apertura verso la creatività che, ripeto, mi ripeto, genericamente fa bene a tutti, ma nello specifico l'apertura creativa e il lavoro su se stessi dà dei benefici, devo dire, eccezionali, nel senso che comunque affiancata naturalmente a tutte le terapie, che non è che vengono abbandonate, questa tecnica permette, diciamo, ecco, bisognerebbe capire di chi stiamo parlando, ecco, è l'utenza che fa la differenza rispetto alla tecnica. Anche l'amministrazione comunale ha voluto dare la sua adesione a questo convegno interessante. Non c'era luogo migliore per ospitare questo convegno di portata nazionale, che conferma ovviamente ancora come Trani sia oggetto di attenzione e di interesse da parte dell'attività congressuale e convegnistica su tutti gli argomenti, non solo quello teatrale. Abbiamo avuto negli ultimi tempi congressi e convegni di discipline medico-scientifiche, di ricerca, ne avremo ancora altri nei prossimi mesi, quindi il sottoscritto, in qualità di componente dell'amministrazione dedito a questa struttura che è la biblioteca, ha sposato ovviamente a braccia aperte la richiesta di poter tenere qui dentro oggi questo evento di richiamo nazionale, che sicuramente darà ancora una volta visibilità non solo alla città, ma anche a questa struttura importante che continuiamo a chiamare il tempio della nostra cultura.